scelto poche parole per presentarmi, perché mi piace parlare chiaro e dire chi sono, prima di tutto. Mi chiamo Amelia Frascaroli, sono nata nel 1954, sono cattolica e mi stanno a cuore i diritti civili. Penso che credere sia un dono grande, ma non un obbligo. Ho scelto di candidarmi alle primarie per diventare prima cittadina di una comunità, che non vuol dire essere la prima della classe, ma qualcuna a cui pensare con fiducia, certi che quello che porta e porterà nel cuore sarà il desiderio di dare valore, e lo ripeto, valore, alla persona, alle idee, ai progetti di tutti. Per fare questo ho scelto 5 parole chiave che presento a voi per darvi conto in un modo così chiaro e limpido dell'onestà con cui mi pongo. La prima parola è pane. Pane è il paradigma di soddisfare la fame. Io vorrò essere in grado di soddisfare la fame di cultura, di lavoro, di salute, di equità, di pari diritti per tutti, credenti e non, uomini e donne, bambini e anziani, omosessuali o eterosessuali. Per questo al pane aggiungo una seconda parola, inclusione, che vuol dire accogliere, invitare a tavola a mangiare quello stesso pane. Rispettarsi innanzitutto, tornare a sorridere con l'altro, provare ad avere curiosità per ciò che fa e da dove viene. Niente nemici sulla mia strada. Io parlo al positivo, includo anche le persone con cui competo. E poi vorrò lasciare un'eco impronta nella mia vita. Per questo la scelgo come terza parola. Non possiamo più ignorare che le nostre vite si appoggiano sulla crosta terrestre e che quella crosta è di tutti. Abitare il mondo con garbo, ambire a un'aria pulita, alla cura delle strade, al trasporto sostenibile, ad un'immondizia compatibile, è un obbligo per il futuro prima ancora che una scelta. La quarta parola è laboratorio, che è poi l'altra faccia del confronto. Se vogliamo crescere bene, insieme, risparmiando, dobbiamo avere l'umiltà di imparare e di cercare. Confronto, ascolto, verifica delle esperienze, sguardo aperto sul mondo. È questa la società che sogno. E poi, quinta parola, bilancio, con tutto quello che porta con sé. Ogni famiglia sa cosa vuol dire scegliere di acquistare un bene al posto di un altro. Si discute, si sceglie. Il bilancio di un comune non dovrebbe essere tanto diverso. Invece oggi lo è. La ragione è che manca la partecipazione, quella che ha fatto grande Bologna nel tempo. Io vorrò ricercare quella partecipazione, girando per le strade e per le piazze da cui vi parlo. Gestire il denaro assieme. È la mia cultura, è la mia identità. Sono io, sono una donna, sono una madre, sono Amelia Frascaroli. Prima di tutto, cittadina.